Allora ragazzi, io non starò qui oggi a dirvi, a perdere tempo, iscrivetevi, like, fate quello che volete. Oggi vi farò ascoltare il nostro grande Sergio Vessicchio, lo chiamo per nome, che durante la notte fa i video, lui la notte fa i video, non sappiamo se non dorme, se ha problemi di... non lo sappiamo, non ci interessa. Lui fa i video la notte e a lui sapete qual è il suo passatempo preferito? È insultare, 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 perché poi dice che noi portiamo odio, insultiamo loro, noi non, Sergio Vessicchio, noi non ti insultiamo, almeno c'è magari chi lo fa, io non ti ho mai, ma, cioè a me non interessa quello che fai nella vita, quello che hai fatto nella vita, se sei stato cacciato nella vita da qualche parte, se sei stato radiato, a me non interessa proprio, sono fatti tuoi, sono fatti tuoi. Ok, sono fatti tuoi, la tua vita è la tua vita, però se uno vuole conoscere la tua vita va su Google, come ho detto l'altra volta, va su Google, scrive Sergio Vessicchio ed esce tutto di Sergio Vessicchio, ma tu non ti immagini, cioè esce di più se metti Sergio Vessicchio che se metti Vasco Rossi. Se invece vanno su di me, non trovano niente, non trovano niente. Quindi tu che hai detto che hai mandato gli investigatori, l'hai ridetto, no? Abbiamo fatto le radiografie, sappiamo tutto di loro. Tu non sai niente di me, non sai niente di me, altrimenti dovresti dirlo, io ti autorizzo a dirlo, ti autorizzo a dirlo, dillo, dillo. Ho qualche condanna, ho qualche, che ne so, mi hanno mai beccato con qualche, con droga, con cose, dillo, se tu hai queste cose, dillo. Tanto io ho la coscienza a posto, quindi posso dire tranquillamente che non è vero, lo posso dire con molta tranquillità. Mentre tu dirai questa cosa e poi non farai niente dopo, perché non farai niente, perché non hai niente, non hai niente. Capisci? Io sono sicuro di me stesso, della mia vita. E quindi io posso stare tranquillo, per quanto mi riguarda, che non potrai mai dire, è stato preso per droga, spacciava, sono tranquillo. A me, di me, i tuoi investigatori possono fare, ma se vuoi me li puoi fare venire a casa, li faccio entrare, li faccio stare con me, li porto con me in giro. Mamma mia, come stai messo male, stai dando da mangiare tu a gente frustrata che ha problemi nella vita davvero e tu gli stai dando ancora più problemi perché queste persone le stai facendo diventare come te, con la faccia sempre piena di odio, che non sanno ridere, non sanno ridere, tu non sai ridere. Sentite cosa ha detto, ragazzi. Agitano l'opinione pubblica e sono i più pericolosi, sono delinquenti, perché a 5-6 di loro li abbiamo proprio radiografati. Li abbiamo radiografati, quindi significa che hanno fatto indagini, cose. Sentite, sentite cosa dice dopo le radiografie che ci hanno fatto. Sgamati, siamo andati a vedere nelle loro vite chi sono, cosa fanno, spacciatori. Però, caro Vessicchio, adesso queste cose le devi portare, le devi portare. Io voglio vedere cosa hai visto nella mia vita, voglio che tu faccia vedere agli altri cosa è uscito della mia vita. Le devi portare. Hai le palle per portare queste cose, ce l'hai le palle. Giuro, ti autorizzo. Porta quello che hai portato, che hai trovato su di me, portalo, fai vedere ai tuoi iscritti che c'hai ragione, fai vedere che non dici le bugie, ce la fai? Ce la fai a provarle queste cose? Ti autorizzo io, fallo, fallo, voglio che tu dia la prova ai tuoi iscritti che per loro sei un dio, per quei 5-6 mila frustrati sei un dio, porta le prove, fai vedere le prove, ti autorizzo, fai vedere che io ho qualche condanna per spaccio, per uso di droga, per qualche segnalazione, non solo condanna, pure una denuncia, una segnalazione, portale, portale, ti autorizzo, portale, fai vedere che hai ragione, fai vedere che dici la verità, tu dici no, che dici sempre la verità, fai vedere che dici la verità, perché sarebbe troppo facile per me dire no, non è vero, perché è logico, cosa devo fare io? Anche che fosse vero, no, direi no, no, non è vero, invece io, che sono sicuro di me stesso, ti autorizzo a portare tutto quello che stai dicendo, a portarlo e a farlo vedere, mettere il foglio così. Così, con le mie denunce, con le mie segnalazioni, e falle vedere. Se davvero esistono, falle vedere. Che mamma, che gente. Assuntori di droga, di cocaina, truffaldini, gente che truffa, qualche usuraio. Qualche usuraio, ragazzi, qualche usuraio. Non stai bene. Tu, Sergio Vessicchio, tu non stai bene. Non stai bene, non ti rendi neanche conto delle cose che dici. Io non so se tu hai paura. Non hai paura delle querele perché? Perché so che te l'hanno fatto, non l'hai detto tu stesso. Ma perché? Perché non hai. Non, 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 le querele andrebbero
cioè non avrebbero un seguito perché non hai, non lo so, spiegami, perché solamente tu usi queste parole, solo tu sei così in grado di non vergognarti di usare queste parole, sapendo di andare contro la legge usando queste parole, ma, come al solito, ma ti ripeto, ti autorizzo a portare le denunce contro di me, le condanne contro di me, le segnalazioni contro di me, se davvero ce l'hai, portale, falle vedere a tutti. Abbiamo fatto delle ricerche nella loro vita e sono quelli che si agitano di più, sono quelli che immettono notizie false, sono quelli che insultano a me, a Peter Pan, a Gigio Juve, a Luigi, ad altri, a Bandito Rosso Nero e ad altri, tanti altri che ci sono, di cui non mi viene in mente, i quali sono costretti ad essere aggrediti verbalmente. Qualche di persona non verranno mai perché se no la faccia. Di persona non verranno mai se non la faccia, immaginate un Sergio Vessicchio davanti, immaginate, no? Uno qualsiasi di voi ad avere Sergio Vessicchio davanti se rischia di avere la faccia tanta, va, stai zitto, stai, Come dai. così non avranno mai il coraggio di venire di persona, uno per uno, perché la faccia se no si gonfia, gliela gonfiamo. E allora questa Si gentaglia. gonfia, gliela gonfiamo, non io, gliela gonfiamo. Assuntori di droga, spacciatori, uomini di basso profilo, i quali accendono i canali e la buttano in caciara, mentendo sapendo di mentire. Mentono sapendo di mentire. No, e allora perché poi giustamente c'è chi li segue, c'è chi vuol sentirsi dire queste diciamo loro verità e la buttano in caciara. Ragazzi, tutte stronzate perché noi non portiamo notizie come fa lui o come fanno i suoi amichetti, i suoi figliocci e noi non portiamo mai notizie, noi siamo, non facciamo cronaca, cioè scusa, facciamo cronaca, nel senso noi riportiamo quello che, cioè se ammettiamo un giorno, qualche volta avete sentito me dire, no, una notizia di mercato è perché l'ho letta sui giornali, non perché l'ho portata io, mentre lui basta che fa una telefonata, no, dice sempre che ha i suoi uomini. Oppure, quando parliamo di loro, parliamo solo di quello che dicono loro, capite? Cioè, quando il comune doveva ricevere 50 milioni è perché l'ha detto il suo figlioccio e io dicevo facci vedere la notizia, facci vedere la notizia, invece questi fanno i video, parlano e poi si stanno zitti e se ne vanno. Poi c'hanno questo qua, questo elemento qua che parla per tutti e allora va bene così, ma quelli ci marciano sulla Juve, questo invece è proprio così. Che poi non è vero, non è uno YouTuber, l'altra volta ha detto che era uno che aveva scritto nei commenti. Quindi, vedete, ragazzi, stiamo parlando di niente. Uno spacciatore vergognoso che dice e parla dei miei capelli unti, mentre lui si sta facendo addirittura il trapianto, si deve fare il trapianto del cervello, si deve trapiantare tutto quello lì perché è talmente meschino, è un sacco pieno di merda, perché quello è un sacco pieno di merda, lui sa chi è. Un sacco pieno di merda, un sacco pieno di merda, vedete ragazzi, poi chiama gli altri portatori di odio, dice agli altri che portano l'odio, ma è come le dice le cose, non è quello che dice, che già sono cose infami, ma è come le dice, è come le dice, si vede proprio che è arrabbiato con la vita, è arrabbiato con la vita Perché sta sentendo e si rivolge a gente arrabbiata con la vita. sta seguendo che Senti. questi sono e spiace, mi chiedo scusa ai tanti follower, però purtroppo Chi è quello? Quello che ci ha augurato la morte? Ah, Vessicchio, ma quello che ci ha augurato la morte ti sei dissociato o sei d'accordo con lui o ti sei messo a ridere quando ha detto quelle cose? Diccele queste cose che ci interessano, diccele, diccele. No, perché poi pure quello ha chiesto scusa, ma chi? Ai suoi iscritti ha chiesto scusa. E lui la stessa cosa, chiedo scusa ai miei follower. tifoseria, ex Inter attuale, non iscrivibile tra tante persone per bene, perché non è che tutti, ci sono questi delinquenti, delinquenti che delinquono e sono in codice,
C'è il travestito romagnolo, quello che si traveste. Il travestito romagnolo. Va a battere il marciapiede la notte, il travestito romagnolo. Romagnolo, davvero vai a battere i marciapiedi la notte? Vedi che gente frequento. Si fa le botte di cocaina, si veste da donna e cerca di fare pure le imitazioni. Quello è un pericoloso assuntore, perché poi se ne va di testa quando si pippa la roba. Non è che le cose poi stiamo stiamo, poi ve le diciamo. Meno male. Ho il pippone di Firenze, molto pericoloso. Ragazzi, chi è sto pippone di Firenze? Me lo scrivete per favore. Io giuro, non so chi sia sto pippone di Firenze. Scrivetemelo se sapete. Attenzione, molto pericoloso. Avremo modo di parlarne. Ho il pippetto cartone che si fuma la roba, si butta. Gigetto questo è, si fuma la roba, Gigetto. Io ho sempre detto, non fare le live con me mentre ti fumi la roba, per favore. Si riempie di cocaina e stramazza vergognose bugie. Ho il faccendiere di Foggia. Ragazzi, voglio sapere anche chi è. Ah, Donato Inglese. Questo è il faccendiere di Foggia. Ditemi, ragazzi, che sono curioso. Faccendiere vero, affaccendato, avanzo di galera di Foggia. Ho il Ridolino che sta sempre fatto a cocaina dalla mattina alla sera di Lecce, Lecce. però, ehi ragazzi, sentire la parola Lecce dalla sua bocca mi riempie d'orgoglio. Ehi, vabbè, sbrigati che mi devo andare a fare una botta di cocaina, dai. Tutti gente Di dove? si vorrebbero fare una verginità, si vorrebbero rifare con YouTube. Basta, basta, compare mio, basta. Mamma mia, che gente, ragazzi, mamma mia, giuro io, a me fanno pena le persone che lo ascoltano, perché ascoltare lui significa che già hai dei problemi tuoi pregressi. E ti sfoghi con le parole di questo elemento. Tu ti sfoghi, cioè chi ascolta questo si sfoga, sfoga la sua rabbia ascoltando quello che dice questo, tutto un pieno di parolacce, di insulti, di offese, di ingiurie, di diffamazioni. Questo sa fare, questo è il suo lavoro. Peccato che non lo può fare più dove stava prima, perché non ha più quel posto. Adesso il suo posto è là, nel suo studio. Però adesso può dire la verità, nessuno gli può più mettere il bavaglio alla bocca.